caffè virtuale e veloce con Mariella Dei. Perché? Perché si trova a Cannes, al Film Festival, però noi volevamo più che altro raccontare la tua storia, Mariella, una giornalista partita da realtà locali come la nostra, come Arezzo TV, nel tuo caso 102 TV, poi Teletruria, Radio Italia 5, insomma, la emittenza locale. Oggi invece scrivi per... Come ufficio stampa e seguo il Festival di Cannes dal 2014-2015. È iniziato così, diciamo, il mio percorso da freelance, seguendo proprio questo settore e seguendo un po' tutti i festival europei più importanti. Intanto, buongiorno, non vi ho salutato. Va bene. E niente, sono a Cannes, questa è la terrazza, è proprio di fronte alla sala stampa dove praticamente comincia la mia giornata di lavoro. Ci saranno poi i film da seguire, da guardare, le conferenze stampa tutta la mattina, infatti tra poco cominceranno. Oggi qui a Cannes è la giornata della premiere del nuovo film di Indiana Jones, quindi immaginate quello che sta succedendo fuori. E niente, altro anno in cui raccontiamo il cinema, quei grandi film che usciranno nelle sale anche italiane nei prossimi mesi, ma anche tanti film di nicchia che forse in Italia non ci arriveranno mai, ma che meritano comunque di essere seguiti e che danno dei messaggi molto importanti. Senti Mariella, ci accomuna una grande passione, quella dei babbi, insomma, per questo mestiere, il tuo babbo con la telecamera sulle spalle, il mio con il microfono in mano. Detto questo, era il lavoro che volevi fare nella vita o ti è Allora, capitato? mi è capitato, diciamo, perché l'ho ereditato. Come sai, il mio babbo e il tuo babbo, da toscane, lo diciamo, da retine, ha lavorato per molti anni con Arezzo TV, gli anni d'oro, diciamo, dell'emittenza locale. Era un appassionato, ha sempre trovato comunque persone che hanno valorizzato il suo lavoro, come è stato il caso vostro. E io sono entrata, diciamo, dopo la laurea per provare un percorso, per tentare, insomma, un percorso lavorativo per la prima volta, ecco. Dovevano essere pochi mesi, poi mi hanno fatto un contratto di tirocinio, dopo il tirocinio mi hanno proposto di entrare a tempo indeterminato e quello che doveva essere un'esperienza di pochi mesi per poi fare un dottorato, invece si è trasformata proprio in un'opportunità di lavoro vera e propria e sono rimasta 12 anni nell'emittenza locale e è stata una scuola incredibile, incredibile, sì. Ho imparato tantissimo. Ecco, che differenza c'è, Mariella? Oggi tu ovviamente vedi questo lavoro da un altro lato, sicuramente professionale, insomma, e tutto quanto, però ecco, stare a contatto con Johnny Depp, abbiamo visto ieri, piuttosto che oggi con il film di Indiana Jones, e invece le buche, magari in quel di Subbiano, c'è una bella differenza, o questo mestiere si fa sempre nella stessa maniera? In realtà non c'è differenza perché l'attitudine è la stessa. Devi raccontare, devi essere sul posto, raccontare quello che vedi, cercando di aderire il più possibile alla verità. Il lavoro è uguale per tutti, sia che tu sia, non lo so, in un incidente automobilistico che nel miglior festival del mondo, il lavoro è lo stesso. Quindi c'è parità in questo senso. Non c'è un giornalista migliore o peggiore, siamo tutti in trincea ovunque siamo. Esatto, è proprio così. Senti, non ti vogliamo rubare troppo tempo, so che insomma i tempi stringono. Qual è però, ecco, l'emozione di essere a contatto con queste star, insomma, che per noi poveri esseri umani sono irraggiungibili, ma alla fine forse neanche più di tanto, insomma, perché fare questo mestiere significa anche toccare poi il lato umano, no? Di chi viene visto appunto sul piedistallo e poi invece... Alla fine, insomma, sono persone come noi. Ora, non per banalizzare, però, insomma, sicuramente sono persone fuori dal comune. Però, ecco, il nostro mestiere è un grande, privilegio, ci mette davvero a contatto e tocchiamo con mano, appunto, il fatto che forse la realtà che a volte viene rappresentata è un po' diversa da quella che poi, no? Quindi, qual è la tua attitudine, emozione nel raccontare queste star? Allora, all'inizio tantissima, perché le vedevo anch'io proprio come te, da persona fuori dai lavori, come personaggi irraggiungibili, come dei simboli. In effetti lo sono per l'immaginario collettivo. Queste sono persone che hanno davanti una costruzione immensa di simbologie, di apparati, di media, di pubbliche relazioni, per cui si trasformano in qualcos'altro, come magari anche bello che sia, perché ti dà un senso forse di collettività più estesa, diventano proprio dei simboli. In realtà sono persone normalissime, con i loro pregi, i loro difetti. Johnny Depp ieri, per esempio, è arrivato con mezz'ora Ecco. di conferenza stampa, persona normalissima, si è messa a conversare addirittura con le persone, con i fan, addirittura le persone che lo strattonavano, lui si è fermato ad abbracciarle.
cosa che invece non fa magari con la regista, infatti Mai Wen, con cui ha fatto Jean du Barry, questo nuovo film che per lui è stata una specie di ripartita, anche se lui dice che non se n'è mai andato. Andato, Tutto il successo e tutto il resto, con la regista ha avuto dei dissidi, con quasi tutti i registi, perché lui non ci sta, insomma, di essere comandato, deve fare di testa sua, andare nel set quando vuole lui. Come tutte le star, dai, come tutte le star. Ma molto molto alla mano invece con i colleghi, lo amano tantissimo, proprio i colleghi di lavoro con cui ha un rapporto molto semplice. Senti Mariella, ripeto, non ti vogliamo portare via troppo tempo, per quanto riguarda la passione per la pittura facciamo un altro collegamento, magari veniamo a casa direttamente, perché ti seguiamo anche per quello e sei molto molto brava, per cui insomma. Grazie Greta, per me è un onore essere qui, te l'ho detto, in memoria anche dei nostri padri, dei nostri babbi, e anche perché ti stimo come collega, abbiamo fatto tanta strada insieme e io penso comunque di essere sempre comunque legata a questo tipo di percorso qui, cioè me lo porto dentro, io nasco da qui e quindi io rimango la stessa. Però insomma porti la bandiera dei giornalisti aretini a Cannes e t'ho detto poco insomma, e quindi siamo molto felici di questo, volevamo così semplicemente, ripeto, raccontare la tua storia perché mi sembrava molto bella e non so quante persone alla fine poi ti danno sempre questa pacca sulla spalla nel nostro mestiere, e quindi mi faceva piacere come dire sottolineare questo percorso di successo, quindi buon lavoro, ti seguiamo nei tuoi social con quello che potrai pubblicare tra una conferenza e l'altra, tra un film e l'altro, e ecco, buon racconto allora del Film Festival di Cannes. Ringrazio tantissimo, un abbraccio e un saluto grande a tutti, a tutta la redazione. Ciao, grazie. Greta. Ciao, ciao.